Shortlist.io. Music licensing reimagined. Eccoci qua, siamo appena arrivati al raduno di Danilo e Sara, ci troviamo nei pressi del lago di Campotosto e stiamo aspettando che arrivano. In realtà nel frattempo ho messo a caricare il drone, come vedete là sopra, nell'attesa di fare una dronata tutti insieme. Non sono da solo, c'è anche mio fratello con il suo camper. Ci siamo appoggiati in questa zona, potete vedere intorno tutte montagne, siamo proprio in alta quota. Andiamo a vedere dietro, laggiù c'è il lago di Campotosto e dopo con una bella dronata andremo a avvicinarci un pochettino al lago. Alcuni già sono arrivati, altri dovranno arrivare. Questo più o meno è la location che hanno scelto. Come vedete dietro di me c'è un bel panorama. Andiamo a trovare anche altri ragazzi che sono appena arrivati. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, posso fare una ripresa? Eccoci qua, sono alcune persone che sono arrivati, già iscritti credo al canale di Danilo, quindi aspettiamo che arrivano e facciamo una bella rimpatria. Praticamente si mangia? Si mangia e si beve. Diverte, certo. Aspettiamo Danilo e Sara che arrivano. Sono appena arrivati, adesso stiamo preparando per il fuoco. Siamo qua nei monti, si è un po' ripopolata la situazione. Music licensing reimagined. Saluto! Artlist.io. Eccoli i protagonisti! I protagonisti del raduno! Ancora senza van? E guarda che qui la gente vuole sapere a che punto state col van, È tutta una fregatura. Ah, pure il microfono. No, siamo a un buon punto. Purtroppo mancano le carte. Le carte mancano. Arriveranno. Vabbè, dai, sarà tra poco, no? Sì, sì. Mancherà poco tempo. Sì, sì, sì. Non si spoilera, ma siamo arrivati. Però nel frattempo, intanto loro viaggiano. Che gli frega, come si dice da noi. Eccoci qua, siamo in macchina, non c'è problema, no? Un po' più scomoda, leggermente, però si fa, tutto si fa. Basta volerlo. Quindi oggi il programma del raduno che ha organizzato è di mangiare, perché ovvio, abbiamo faticato. Che siamo andati a raccogliere pure la legna conale, guardate quanta legna. Tac. Eccola qua, questa è tutta, sembra poca ma non lo è. Quindi facciamo un fuoco che ci riscalda il cuore, poi si mangia, poi si vedono le stelle, qui si vede la Via Lattea proprio dritto per dritto. Eh sì, perché qua la sera dice che se non ci sono le nuvole, io oggi penso che però vedendo sopra non lo so. Ci grazierà, dai. Magari ieri non c'erano. Ieri non c'erano, è vero.
però ieri non c'eravamo. Non è arrivato Ale. Ieri non c'era. Quindi tutti sotto nei commenti, Ale, perché sei arrivato in ritardo. E niente, quindi sapete che qua la situazione si sta svolgendo in questa maniera. Siamo tanti, non sembra, ma siamo tanti. Adesso farò una bella dronata, vero? Così fai una ripresa panoramica, quindi boom. Ringraziamo Danilo e Sara. Allora ci vediamo sempre. Bravo Jacopo! Oh Jacopo, c'ha l'home restaurant a Roma. Se magna! Qualcuno che arriva? Ci abbiamo chi frigge? Qui si frigge? Ah. Sono sempre bollenti. Sono sempre bollenti. Il cuoco come procede? Tutto ok? Tutto a posto, ci siamo. It's ok. It's ok, it's ok. Consiglio sempre che una palla di cuoco mangiare con cautela, non paghiamo i danni dopo, eh. Non si pagano. Vai con l'androni, dai. E fai una bella ripresa di quelle fatte bene. Quindi Danilo, come procede questo raduno organizzato dietetico da te? Molto carino, dietetico, devo dire. Dietetico, tac. Allora, questo è vegetariano prettamente, un pasto vegetariano. Quelle sì pure. Quelle sono vegetariane. Vegano, proprio vegano, eh. Ah, vegano addirittura, quella è addirittura vegana. È un onore che uno invece, chef ci cucina. Invece ci diceva Danilo che lui è uno chef proprio. Uno chef, c'ha l'home restaurant. Cioè questo ragazzo c'ha proprio un si ristorante cucino per tutti. Stellato sicuramente, no? No, no, ancora no. Ancora no. A breve. Diventerà stellato a breve, dopo sta magnata. Guarda che roba.